Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Come spero sappiate, il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e ci tenevo ovviamente oggi a parlare di due argomenti che sono spesso uno la conseguenza dell'altro, ovvero il silenzio e il victim blaming. Ci tengo tantissimo a questo video, sarà un video lungo e sarà un video molto pesante da ascoltare spesso, quindi spero che abbiate il cuore di ascoltare e di essere ovviamente come sempre molto civili nei commenti. Come sempre inizio con il definire che cos'è il victim blaming, quindi il concetto di oggi. Il victim blaming sono tutti quei comportamenti in generale, che vengono attribuiti ad una vittima di un crimine, ma nel caso di violenza contro le donne, proprio a chi ha subito violenza, che invece che addossare la colpa unicamente a colui che commette il crimine, si inizia ad indagare e a analizzare quali sono i comportamenti della vittima, se ha promiscuità sessuale, il suo modo di vestire. E un recente episodio della Corte Suprema irlandese, secondo me è esattamente quello che vi sto spiegando. È stata attenuata la pena ad uno stupratore perché la vittima indossava dell'intimo sexy, oppure se era o meno no alterata la vittima da sostanze stupefacenti o da alcolici, eccetera, eccetera. Insomma, tutti quei comportamenti che in qualche modo addossano la colpa anche alla vittima, come se in fondo se la fosse cercata. E ci tenevo anche a leggervi un piccolo passo di Andrea Dworkin, che è una delle femministe radicali del movimento storico e che secondo me in questo passo affronta un tema molto importante, ovvero rompere il silenzio, che spesso è la conseguenza proprio del victim blaming, quando la vittima si richiude in un silenzio che è impenetrabile, come se nel suo silenzio la sua storia non esistesse più. Leggo, quindi abbiate pazienza. Direi che siamo portati a termine con ciò che viene eufemisticamente chiamato rompere il silenzio. Abbiamo iniziato a parlare di eventi, esperienze, realtà, verità non trattate prima. Soprattutto le esperienze che sono successe alle donne sono state nascoste, esperienze che la società non ha nominato, che i politici non hanno riconosciuto, esperienze che sono state affrontate da coloro che sono stati feriti. Silenzio. Le persone concettualizzano il silenzio come superficiale. Alle donne, infatti, viene insegnato a essere viste e non ascoltate. Ma sto parlando di un silenzio molto profondo, un silenzio che va al cuore della tirannia e della sua stessa natura. C'è una tirannia che preordina non solo chi può dire cosa, ma soprattutto cosa le donne possono dire. C'è una tirannia che non può dire nulla sulla tirannia nella quale le persone sono obbligate a trattenersi dal poter dire le cose più importanti, su come sia la vita realmente per loro. Questo è il tipo di tirannia che intendo. I sistemi politici in cui viviamo sono basati su questo profondo silenzio. Si basano su ciò che non abbiamo detto, in particolare sono costruiti su quello che le donne in ogni gruppo razziale, in ogni classe, compresi i più privilegiati, non hanno detto. Le nostre idee di democrazia ed uguaglianza, idee che gli uomini hanno avuto, idee che esprimono ciò che gli uomini pensano siano la democrazia e l'uguaglianza, si sono evoluti in assenza delle voci, delle esperienze, delle vite e delle realtà delle donne. Le società sono state organizzate per mantenere il silenzio delle donne, il che suggerisce che non possiamo rompere questo profondo silenzio senza cambiare i modi in cui le società sono organizzate. Questo è un discorso che ha a che fare con il victim blaming, perché di nuovo si tiene conto del silenzio. Quando noi sentiamo pronunciare una sentenza che allevia la pena o addirittura la cancella a chi ha commesso un abuso sessuale, chi ha commesso un atto violento contro una donna, perché tiene conto di una realtà distorta, ma influenzata dalle esperienze femminili. Io parlo di esperienze femminili, ma le vittime di violenza non sono solo le donne. Chiaramente ci troviamo all'interno di un sistema che invece che volere scoperchiare la verità e volere cercare di dare supporto alle vittime e farsi sentire dalla loro parte, cerca quasi sempre di trovare degli escamotage per non sentirsi colpevole, perché in fondo anche il sistema è parte integrante di queste violenze. Hanno insegnato per anni che se le donne subiscono violenza,
Probabilmente se la sono cercata ed è per questo che oggi vi parlo di due argomenti fondamentali legati al silenzio e al victim blaming, ovvero i casi nei quali la donna che subisce violenza è costretta al silenzio perché non ha altre alternative, ha paura di essere attaccata o non capita. Dall'altro lato invece vorrei affrontare i casi nei quali a parlare è una vittima che o ha un nome di rilievo oppure accusa un nome di rilievo, perché sono due storie che hanno tanti elementi in comune, ma anche tante contraddizioni tra di loro. Partiamo da un presupposto: secondo me, in questo momento storico, la condanna delle molestie e degli abusi sessuali sta avendo un momento dove il silenzio si cerca di infrangerlo. E in qualche modo è una ragione per il quale ci possiamo sentire sollevati. Però, da un lato, tutte quelle testate giornalistiche, tutti quei canali ufficiali, tutte quelle persone che ora si schierano dalla parte di chi ha subito violenza e che danno spazio sui propri giornali tramite le loro parole, sui propri social media, a tanti bellissimi discorsi contro la violenza, per anni hanno sostenuto un silenzio assordante, per anni hanno ignorato, non hanno voluto vedere e hanno soprattutto sminuito le dichiarazioni sugli abusi sessuali. Quelle di oggi saranno opinioni molto dure in alcuni casi, quindi spero che possiate cogliere anche un po' la rabbia che c'è dietro e l'intento di questo video. La verità è che queste non sono mai state storie finché non si è arrivati a un punto nel quale troppe persone erano coinvolte. Chi ha accusato personaggi potenti e famosi era uno stuolo di persone che inevitabilmente doveva essere considerato. Insomma, quando una cosa fa troppo rumore non si può più lasciare nel dimenticatoio e soprattutto non si può cercare di zittire così tante persone che accusano qualcuno di molto noto, molto famoso, molto conosciuto, molto potente. Però da un lato, lo spazio che i giornali e chiunque abbia dedicato alle violenze sulle donne spesso purtroppo considera proprio solo e unicamente le persone che hanno una grande esposizione mediatica, un grande potere mediatico. C'è un sottofondo molto più duro, molto più attuale, molto più quotidiano, molto più frequente, dove tutto viene lasciato e relegato nel silenzio. Da un lato però io al movimento Me Too e a tutto quello che ne è derivato devo fare un grandissimo applauso perché da un lato ha iniziato a portare delle discussioni interessantissime che prima non erano mai state neanche proprio coperte dai grandi media e dai grandi gruppi editoriali. Perché per una volta abbiamo scoperto che non si tratta solo di una figura potente e che quindi hanno potuto bloccare il percorso di alcune donne a proprio piacimento, mettendo in gioco come unica merce di scambio dei favori sessuali. Abbiamo capito innanzitutto che non si tratta solo di potere di controllo, ma soprattutto abbiamo capito che dietro queste figure rilevanti e colpevoli, o comunque lo dimostrerà la giustizia chi è colpevole o meno, sempre che la giustizia non tenga conto dell'intimo indossato dalle ragazze. Abbiamo scoperto soprattutto, secondo me, che dietro la figura singola che commette il reato c'è tutto un sistema politico, finanziario, ma non solo, che ha coperto tutte queste violenze, che ha fornito addirittura delle coperture e in tantissimi casi l'opera stessa di chi ha commesso reati è diventata un po' la copertura. L'origine del silenzio di tante persone, perché quando qualcuno viene considerato geniale, quando qualcuno viene considerato il migliore nel suo campo, quando qualcuno viene considerato una figura di rilievo nella sua arte, nella sua espressione, automaticamente viene sminuita la voce di chi ha subito violenza e tutte le abilità che questa persona che ha commesso il reato aveva acquisito nel corso del tempo davano a chiunque gli stesse attorno una sorta di giustificazione per guardare dall'altra parte. E non mi sto riferendo solo a Weinstein, mi sto riferendo a tantissime figure che sono state coinvolte nel mondo dello spettacolo. Io ho individuato diversi articoli che vi linko giù nell'info box che parlano di due personaggi che non sono proprio del mondo cinematografico, eccetera. Però, ad esempio, una delle voci è un architetto famosissimo che ha abusato della figlia per quasi 20 anni. E l'altra invece è la storia di Moira, la figlia di Marion Zimmer Bradley.
la scrittrice delle Nebbie di Avalon, che ha subito per anni abusi sessuali sia della madre che del padre. Questa storia è anche più tragica vista in un'ottica femminista, perché Marion è una delle voci più dirompenti della letteratura fantasy mai esistite, e soprattutto è un personaggio che è stato eretto simbolo della comunità femminista, proprio perché quando si leggono le sue storie, e io in questo momento lo sto facendo, si viene investiti da un immenso messaggio che è chiaramente di denuncia, è un messaggio che chiaramente cerca di dare delle risposte ad un mondo maschilista, in un ambito come il fantasy che è da sempre in mano agli uomini. Queste sono due storie che mi hanno molto colpito, perché se spesso quando si parla di grandi personaggi, grandi casi mediatici come Weinstein, eccetera, eccetera, si parla sempre delle vittime come coloro che hanno sfruttato la propria sessualità per arrivare al potere. In entrambi questi casi non è assolutamente così, eppure, come le altre vittime, sono state costrette al silenzio per anni. Quindi l'ammirazione per determinate figure in un campo, in un altro, insomma per qualsiasi cosa, in qualche modo contribuisce al silenzio e a sostenere il silenzio. E soprattutto tutte quelle vittime che non hanno alcuna luce mediatica sopra la propria storia, che non hanno voce, non hanno aiuti, non hanno risorse economiche per sostenere delle denunce, non hanno l'appoggio di qualcuno, cosa possono fare se non rimanere in silenzio? Io vorrei affrontare questo video di oggi, che davvero faccio una fatica immensa a girare, perché da un lato provo una rabbia enorme, dall'altro un rispetto assoluto, dall'altro sono veramente molto commossa nel parlare di alcune cose, e quindi ci tengo ad affrontare alcuni punti che secondo me sono fondamentali, soprattutto per la questione delle vittime e soprattutto per ciò che riguarda il tema del silenzio e del non dare voce alle proprie parole. So che denunciare, so che parlarne con qualcuno è una delle cose più difficili ed è anche il primissimo passo. Parlarne non è mai una questione semplice. So che chi non lo ha vissuto in prima persona può in qualche modo essere innocentemente portato a pensare che, beh, la prima cosa da fare è sicuramente parlarne, e se non se ne parla, perché se ne parla anni dopo, perché non se ne è parlato subito. Parlarne è difficilissimo. Prima cosa, ricordatevi che parlarne significa rivivere quel momento ogni volta, e io non oso davvero immaginare, perché non l'ho vissuto, quindi non lo posso sapere. Purtroppo conosco troppe persone che ci sono passate, questa cosa mi rende arrabbiata come poche, ma mi rendo conto che rivivere quei momenti possa essere una delle cose più strazianti che una persona possa fare. Parlarne significa innanzitutto trovare il coraggio, la forza e il sostegno dall'altra parte di provare a parlarne, perché bisogna avere un ambiente sicuro o qualcuno che ti ascolti. Non tutti ce l'hanno, non tutti hanno questa fortuna, e anche andare direttamente in commissariato, eccetera, eccetera, da soli non è qualcosa di praticabile. Anche rivolgersi al personale del pronto soccorso non è così immediato, non è così facile, perché alcune cose si possono dimostrare, tante altre no. Tante persone non hanno il sostegno economico per affrontare una causa e non hanno nessun tipo di spalla che possa aiutarle. Quindi, per rompere questo silenzio, non si può dire semplicemente parlatene, perché aspettare 20 anni, perché non è così semplice. Però per tutte quelle persone che sono indecise se parlare o meno, ricordatevi una cosa essenziale, che è il primo punto che voglio toccare oggi per quanto riguarda la parte del silenzio, ovvero che tutte le storie meritano di essere ascoltate. Tutte le storie sono importanti. Le storie di violenza sono estremamente eterogenee, tutte quelle che noi abbiamo l'occasione di ascoltare. Vi parlavo qualche video fa, nel video dei preferiti, del documentario di City of Joy, che è un documentario che mi ha veramente aperto il cuore in due, perché raccontano delle storie così terribili, dove lo stupro e la violenza sistematica sono un metodo di guerriglia attuato da chiunque viva nel Congo. Si parla di percentuali dove più del 90% delle donne hanno subito violenza. Ci sono racconti di vittime della guerra in Kosovo, di rastrellamenti, eccetera, eccetera, che solo a provare ad ascoltarli provocano la nausea. Non voglio parlare neanche dei lager libici, dove continuiamo a fare finta di nulla, ma dove le storie delle donne che ne escono e fuggono sono di una violenza e di un'atrocità che chiunque ascolti non può non rimanerne quantomeno inorridito. Diciamo che le storie erano orribili e lo sono ancora. E io immagino che quando una vittima che ha subito una violenza non in un territorio di guerra, ma magari in una città come la mia, in una città come la vostra,
nostra. Quando fa una comparazione con queste storie, ci sono momenti in cui pensa che la sua esperienza possa risultare irrilevante e che in confronto sia qualcosa di davvero indifferente. E per creare una società nella quale le donne non vengono più abusate, tutti hanno bisogno di parlare. Ogni storia è importante e conta se siamo veramente una società impegnata nella ricerca di giustizia. Portare alla luce ogni storia rivendica i diritti di ogni donna, di tutte le donne, e protegge i propri spazi. E ovviamente fa una cosa miracolosa, allontana il silenzio. E qua, mentre pensavo a questa importanza di tutte le storie, il fatto che meritino di essere ascoltate, spesso mi sono chiesta, rivedendo anche gli articoli che leggevo, tutte le questioni di cronaca, che spesso ci si può sentire sminuiti in rapporto con altre storie più atroci. Però dall'altro lato, chi è che decide se una storia valore o meno? Chi è l'arbitro di tutta questa situazione? I motivi per i quali le vittime tacciono sono tantissimi. Non è sempre un silenzio dovuto al timore che qualcuno possa rivalersi su di te di nuovo. Ci possono essere una miriade di fattori nel mezzo. Quando l'aggressore è una persona nota, creativa e pubblicamente conosciuta, c'è addirittura un ulteriore livello di complicazione. È come se tu, vittima che decidi di denunciare, a un certo punto ti sentissi sola contro di lui. Ma non solo contro di lui, contro tutto ciò che si è costruito attorno. Sei da sola contro di lui, contro tutto questo sistema che lo protegge. Sembra che tu sia contro la sua opera. Nel cinema ci sono casi estremamente eclatanti che vengono continuamente difesi dai fan. È più difficile quando si parla di altri campi creativi. Il lavoro stesso e l'opera della persona in questione, di chi ha commesso il reato, è come se fosse l'ennesima arma da usare contro la vittima. È come se tu stessi sfidando i suoi successi, i suoi grandissimi traguardi, e contro tutto il suo lavoro, che non è più solo il suo lavoro, ma ha creato una sorta di società che ha prosperato alle sue spalle, che ha guadagnato insieme a questa persona e che nel lavoro di questa persona ha costruito parte della propria identità, riconoscendosi, riflettendosi. È un po' sempre come dire il confronto tra la mia storia, quello che io sono e il suo lavoro. E il mio valore non sarà mai paragonabile a quello che è il suo lavoro. E io, vittima, dovrò sempre misurare il mio valore confrontandolo con il suo lavoro, la sua opera. Quindi il mio valore, il valore della mia storia, saranno sempre in competizione con quella che è la genialità, la creatività di chi ha commesso un reato. E insomma, c'è questa cerchia che di solito crea una sorta di difesa nei confronti di chi viene accusato, perché è una cerchia che da un lato gli è stato vicino, lo ha conosciuto e che riconosce nel valore del suo lavoro qualcosa di più alto di qualsiasi altra cosa. Si crea una sorta di protezione nei confronti di chi ha abusato, un sistema che impedisce alla vittima di denunciare, diventa sempre più difficile. Un po' sempre come a dire che sì, è vero che c'era questo problema, però alla fine la componente artistica è più importante, potevi non dirlo. E avviene spesso. Per questo vanno distinte l'artista dalla persona. E per questo è facile chiedersi chi è che decide? Chi è che decide il valore di una storia? Chi determina che sia giusto o meno denunciare o raccontare la propria storia? Chi è che determina se sia giusto o meno denunciare di aver subito una violenza? E mentre c'è questa sorta di reticenza e sistema super protezionistico quando vengono tirate in ballo personaggi famosi, perché c'è ancora un'assoluta reticenza a farlo quando le vittime sono dei perfetti sconosciuti, quando sono persone comuni? Perché penso sempre che la vittima si trovi in equilibrio tra due parole assolutamente condizionanti: da un lato il rispetto, dall'altro la delusione. Sono due emozioni contrastanti. Da un lato una storia può essere accolta con assoluta empatia, come un grandissimo dolore condiviso e con un sentimento di assoluto rispetto. Rispetto perché se ne è parlato, rispetto perché è una situazione che si è affrontata e si è deciso di raccontare. Ma ovviamente non è sempre così. Dall'altro lato c'è sempre la paura di deludere, perché da un lato quando subisci violenza e lo racconti, hai sempre paura di essere vittima, non solo di nuovo del tuo aggressore, hai paura di essere vittima del victim blaming. Sai che ci sarà
saranno tantissime persone di fianco a te che parleranno e ci terranno soprattutto ad incolparti per quello che ti è successo. Perché in fondo te la sei cercata perché bevi troppo o perché te ne vai in giro con gli shorts o la minigonna e ti si vede metà della chiappa, perché dai sempre troppa confidenza, perché sei una troia e ti scoppi chiunque, perché stavi tornando da sola di sera nel vicoletto e sei una povera scema, perché cercavi di far carriera e non hai capito, quindi in fondo ti sta anche bene, perché bla 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 bla. Le persone ci terranno a farti sapere quanto in fondo è colpa tua. E tutti questi comportamenti che provengono dall'esterno e che non hanno a che fare con l'empatia e con il rispetto, chiaramente portano la vittima a ingoiare tutto il senso di colpa e tutto il dolore che prova. Ma non solo, anche la rabbia, tutta la disperazione. E da un lato è come se abbandonassero una parte di sé e il senso di sé per andare avanti senza essere disturbati, senza essere scossi nuovamente. La società è così concentrata nel far sentire le vittime dei colpevoli per quello che è successo loro che si dimentica che gli unici colpevoli di uno stupro sono gli stupratori, non sono le minigonne, l'alcol o le abitudini sessuali. Gli unici colpevoli sono e rimangono gli stupratori, tutti quei violenti che abusano delle proprie vittime. Questo è quello che fa il victim blaming. Invece che focalizzare l'attenzione sull'abuso commesso e chi ha commesso questo abuso e questo orrore, indaga, analizza, disseziona la vita e le abitudini della vittima. Non perde occasione di far sentire colpevole la vittima di nuovo, far sentire le vittime cause della violenza, decontestualizzando e togliendo la colpa a chi il crimine lo ha commesso e che rimane l'unica causa della violenza. Per quanto io mi renda conto che sia difficile come atteggiamento e che sia uno dei discorsi più difficili da fare, però penso questa cosa e so che è difficile parlare, non voglio assolutamente sminuire questo aspetto, però secondo me è un discorso che va affrontato. Il silenzio equivale alla rassegnazione, al cinismo. La verità equivale alla speranza. L'abuso danneggia la vittima, non solo dal punto di vista fisico e psicologico, per qualcosa che si riflette dentro la vita della vittima, ma diventa anche qualcosa che rende antisociali, qualcosa che va ad intaccare l'ambiente nel quale la vittima vive. Il silenzio infatti contribuisce un po' a questo pedaggio che la vittima è costretta a pagare attraverso lo spazio e il tempo, una sorta di aura che circonda la vittima, il perpetratore e coloro che lo hanno difeso. Tutti coloro che sanno, ma da un lato accettano, perché in fondo tutti sono accomunati da un'unica cosa, il silenzio. E infatti proprio il silenzio dice che non c'è speranza di cambiamento. È una sorta di linea di demarcazione, no? Che nei gruppi di chi sa ma non parla è come se dicesse o sei con noi o sei contro di noi. Quindi se tu parli ti schieri automaticamente contro tutto questo. E chi subisce rimane sempre solo la vittima. E da un lato viene fatta sentire in colpa non solo per aver subito la violenza, come se fosse colpa sua, dall'altro perché c'è la possibilità che parli e se parla ovviamente viene colpevolizzata proprio per questo. La verità invece è come se segnasse un limite di demarcazione, è un limite tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è, è un limite anche a ciò che si è subito, a ciò che si vuole continuare a tenere dentro e che a un certo punto è come se gli si dicesse che quell'orrore non ti può più assoggettare, quell'orrore non ti può più condizionare la vita e che non sei solo. È come se creasse una linea di demarcazione tra ciò che c'è stato e ciò che si vuole per il proprio futuro. È una linea di demarcazione perché io penso che sia una delle cose più coraggiose che esistano. E per una vittima è anche una linea di demarcazione perché ti dice chi ti sta vicino e tiene lontano chi invece non ti capisce e soprattutto chi ti butta addosso la colpa. E questo è importante, questo rimarrà sempre importante ed è anche una dichiarazione forte perché rompe il silenzio al quale siamo tutti abituati. Parlare è difficile e non vanno mai sottovalutate le conseguenze di una denuncia. La difficoltà giuridica, la mancanza di sostegno, il senso di vergogna e la paura di essere giudicati. Però parlare significa in primis far uscire la verità, togliersi un grosso macigno sul petto che in realtà non è altro che verità,
e farla conoscere questa verità. E la verità non è mai sbagliata, anche quando tutti ti remano contro. E per questo, secondo me, se conoscete qualcuno che ha subito violenza, non giudicatelo per come si è comportato, per cosa ha fatto e per cosa non ha fatto. Dategli sostegno e rispettatelo, perché è sopravvissuta questa persona. Non credo siano in tanti ad averlo fatto e non credo siano in tanti a riuscire a superarlo. Quindi, secondo me, l'unica cosa che noi possiamo fare è dare il massimo del sostegno e ascoltare la loro storia, perché ogni storia è importante e non importa chi lo dice, importa solo e unicamente la verità, importa la loro storia. Ci tenevo tantissimo a girare questo video, forse sembrerà un po' confuso, è stato un video difficilissimo da girare, mi manca la voce, sono molto coinvolta su questa cosa e davvero penso che la prossima volta che su un giornale leggete un'analisi su qualche vittima, sui suoi comportamenti, rimandatela al mittente, cercate di capire invece chi è che ha perpetrato questo crimine, che cosa ha fatto, quali sono le conseguenze. Non lasciatevi abbindolare da tutto ciò che ruota attorno, l'intimo, le abitudini, le condizioni. Non è questa la cosa importante, la cosa importante è che è successo e qualcuno deve prendersi la responsabilità di quello che ha commesso e non sono le vittime. Solo così potremo aiutare tutti quelli che subiscono violenza a rompere il silenzio e a parlare, facendogli sentire che non sono soli, qualcuno c'è. E tutte le associazioni che si occupano di questa cosa, a Bologna c'è la Casa delle Donne, ma non solo, insomma, sono solo progetti da sostenere, quindi io vi invito ovviamente a dare un'occhiata, giù trovate nell'info box diversi link. E io ve lo giuro, ogni volta mi manca la voce e mi sento salire una rabbia immensa, quindi adesso la concludo qua. Come sempre, io vi ringrazio per aver partecipato al Feminist Friday, che continua anche su Instagram, sul mio Instagram, trovate giù tutti i link. Se voi oggi dedicate una foto all'argomento femminismo, alla violenza sulle donne, a qualcosa che ha a che fare con tutto questo, insomma, io ne sono molto felice e lo riposterò nelle stories, usate l'hashtag Feminist Friday. Come sempre, vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!